Ragazzi, per questo video vi chiedo davvero di arrivare a 10.000 mi piace perché abbiamo qui il motivo. Finalmente la carta cimitero nello shop. Questo vuol dire che le abbiamo tutte. Cliccate tutte un pollicione in su, basta che tutti lo facciate, arriviamo a 10.000 tranquillamente, così facciamo partire il torneo da 2.000 carte, ragazzi. Il secondo mio torneo ufficiale. Buona visione. Salve a tutti ragazzi, sono Piaz, bentornati nel mio canale. Oggi siamo qui, come avete visto dall'intro, per comprare la carta cimitero e chiaramente provarla anche in live, perché insomma comprarla e basta ha poco senso. Sbloccheremo questo baule, apriamo il baule omaggio e vediamo un po' che cosa esce fuori. Gemme, gigante e frecce. Poi, vabbè, chiaramente non si troverà niente. Oro, stregone e arcieri. E per finire, quello d'argento, scheletri e scarica. Ok, niente di che. Nel clan, ragazzi, non si sa chi ha abbandonato. Esco un attimo, ma non so se riuscirei più a entrare, perché in questo clan praticamente si esce e subito qualcuno è pronto a rientrare. Quindi non so. Tutti chiedono domatori, a me però i domatori servono, ragazzi. Io non vorrei dire, però vabbè. Io non ve lo vorrei dire, però a me i domatori servono. Siamo 48, tra l'altro. Sono uscite un po' di persone. Se avete 3.400 coppe, ragazzi, potete provare ad entrare. E se li avete vi accettiamo senza problemi, basta che non facciate entrare esci per favore. Allora ragazzi, detto ciò, ci siamo. La carta cimitero, ragazzi, le ho tutte. Finalmente comprando questa carta, poi le ho tutte. Quindi andiamo subito a comprarci la carta cimitero. E ci siamo, ragazzi. Nuova, eccola qua. Eccola qua, le abbiamo tutte. Finalmente adesso ci manca solo il mago lì, come cazzo si chiama. E le abbiamo tutte. Adesso magari mi vado a creare un bel deck con il golem, che so che lo usano in tanti, golem. E non mi servono più i 40.000 praticamente, perché ormai le ho tutte, quindi cosa mi servono? Mi vado a usare però il secondo deck, anzi il terzo deck, che è quello fatto davvero un po' a caso. E proviamo a fare, allora, golem assolutamente. Poi mettiamo la cimitero. È solo che io, ragazzi, gioco con tantissime carte leggendarie, perché per me il tronco è essenziale, così come lo è il minatore. Sono carte che sono troppo abituato ad usare, quindi non so, vediamo adesso. Poi assolutamente a me servirebbe un mini P.E.K.K.A, perché io gioco praticamente tantissimo con il mini P.E.K.K.A e quindi il mazzo sarebbe da 4, che è un po' pesantuccio. Proviamo ragazzi, intanto proviamo qui un'amichevole prima di cosa, così giusto per vederlo un po'. Proviamo un amichevole, tanto sicuramente qualcuno me l'accetterà, Salmo probabilmente, che è quello più attivo attualmente. Vediamo se me la richiede, se me l'accettano. Vediamo poca gente online, ragazzi, perché è orario di scuola per voi chiaramente, quindi però me l'accettate sarà sicuramente Salmo. Invece no, SMIO Pio, Pio Micheli ragazzi, ragazzo dei tornei, quindi iscrivetevi al suo canale. Ormai ragazzi questo ragazzo è ovunque. Quindi, perché grazie a lui stiamo facendo un po' di torneo 2000 carte, anzi a breve dovrebbe partirne proprio uno. Io direi di partire con un bellissimo golem da dietro. Ora sicuramente tutti si aspettano il mazzo solito mio. E invece no, e invece no. Ok, ha usato la mia tecnica, ragazzi. Cioè io dico la mia tecnica, però per dire, non è che è mia, l'ho creata io. Però è quella che uso io, diciamo. Ovvero del Giganta Royale e della cosa. E del minatore, che è una cosa fortissima, ragazzi. Cimitero, it's the time. Cimitero, andiamo a picchiare. Usa i barbari, molto bravo. Molto bravo Pio, no Pio sa giocare, si vede. Solo che ragazzi, questo cimitero è molto molto forte. Riusciamo quasi a ristabilire la situazione. 1200 di vita, 1100 di vita. Dai, non male, non male. Comunque ragazzi, sono tutti test, cioè non sarà il mio deck ufficiale. Devo ancora provarne 1000 di deck ufficiali prima di farlo, chiaramente. Però magari questo cimitero possiamo anche inserirla, chissà. Se inserirla in un futuro mazzo, è un po' presto per adesso, ma proviamo, proviamo. Buttiamo un bellissimo minatore sotto torre, giusto per fargli un po' di danni, così si distrae anche il mega sgherro. Sotto torre, ragazzi, sotto torre. Bella giocata, grazie Pio. 1-0. Si va in vantaggio. Adesso, ragazzi, che gli ho fatto fuori la torre, non ha senso lanciare solo la cimitero, perché la cimitero contro due torri non ce la fa proprio a resistere. Non ce la fa. Adesso lui sicuramente lancerà il gigante royale. Questa cosa mi sembra ovvia, quindi facciamo uno e lo rallentiamo. No, mi è passata la schermata di Windows. Ok, non lanciamo nient'altro. La schermata di Windows proprio a tutto schermo ha dato un fastidio incredibile. Adesso ragazzi, usiamo il golem di nuovo e lo carichiamo per bene con la cimitero. È l'unico modo che ho per fare anche la seconda torre, perché la cimitero è molto forte, ragazzi, però solo se riusciamo a dargli supporto con altre carte.
perché altrimenti non è forte per niente. Mini pecca in difesa, ragazzi, perché sennò qua la vedo grigia io. Perché lui sicuramente avrà un raggio, avrà qualcosa per farmi male, quindi mi auguro che lo abbia. Quindi facciamo minatore e poi cimitero e poi mega sgherro e poi giù la torre. E poi giù la torre. No, chiaramente sono andato a far distrarre i miei scheletrini, perché hanno visto lì il golem in difficoltà e sono andato ad aiutarlo. Vabbè, hanno fatto bene. Lancio un bellissimo tronco sotto torre per far fuori un po' di roba. Ok, molto bene. Stregone. Ora sicuramente lui, esatto, lancerà un gigante royale, quindi dobbiamo stare molto molto attenti. Lancio un cimitero in difesa, ragazzi, però non ce la posso fare perché la torre me la fa. 1-1, 1-1 alla fine, ma l'ho fatto. 1-1. Quindi andiamo a lanciare un minatore qua dietro. Minatore qua dietro. Ha lanciato subito lì la principessa. Io devo farla fuori con il tronco, perché sennò qui, ragazzi, sono dolori. Ok, extra time. Vediamo. Non ho modo praticamente però per fermare i barbari, non avendo gli spiriti del fuoco. E questa cosa è un problema, chiaramente. Fermiamo subito, senza troppi problemi, il gigante royale. Ce lo andiamo a far fuori. Buttiamo un minatore qua dietro. Non dovrebbe avere nuove. Esatto. Lo stregone di ghiaccio, speravo lo usassi in modo così un po' a caso, e per fortuna lo ha fatto. Lancio un bellissimo tronco sotto torre. Dovrebbe bastare per tirargliela giusta torre. Dovrebbe bastare per tirargliela giusta torre. 114 di vita, praticamente siamo arrivati. Siamo arrivati, basta un minatore sotto torre. Se non faccio cazzate, ragazzi, tra l'altro la sua torre centrale ha 770 di vita. Molto forte come mazzo, devo dire. È finita, ragazzi, 1-2-1. Complimenti davvero a Pio. Ma questo qui era un 3-1, perché a momenti gli tiravano giù anche la torre. Ragazzi, mi piace come carta. Mi piace comunque. Pio è a 3300 anche lui comunque. Quindi insomma è molto bravo a giocare. C'è anche Vecchia, che lui è un anziano del clan, però lui l'ho visto giocare, è molto molto forte. Infatti ora chiedo Vecchia, per favore, così insomma cambiamo anche un po' e vediamo di utilizzare questa cimitero anche con altre. E invece mi ha accettato Salmo, va benissimo, non è che volevo solo Vecchia, volevo evitare che Pio mi combattesse di nuovo contro, perché sennò i mazzi sono sempre gli stessi. Grazie a te invece che mi stai aiutando con il mazzo, perché devo testarlo. Comunque loro, ragazzi, sono player a 3700 comp, è tanto quanto farlo online, se non più difficile, se non fosse che le carte sono cappate per l'amichevole, quello è vero. Perché sono livello 9, le leggendarie livello 1 e così via. Però per il resto non so perché non stia giocando, sono sincero. Non ho capito perché non stia giocando. Ok, sta giocando, perfetto. No, perché mi ero un pochettino preoccupato. Spero che lui non sappia che io abbia la cimitero. Sarebbe la cosa migliore, perché se lui non sa che io ho la cimitero, questo mazzo gli fa male. Ok, ok. Questa cosa potrebbe essere molto fastidiosa. Non andare sotto torre con... te pareva. Ok, casualità è andato proprio lì. Vabbè, devo riuscire a far fuori in qualche modo la fornace, ragazzi, perché la fornace è fastidiosissima. Cimitero in difesa è l'unico modo che ho per difendermi, perché qua, ragazzi, non ho più elisir. Non ho più elisir. Per fortuna con la cimitero in difesa dovrei riuscire a fare un po' di danni. Esatto, un po' di danni li ho fatti. 1500, mi avrebbe fatto molto più male non avendo difese. Qua mi avrebbe davvero fatto, non dico la torre, ma quasi, diciamo, dai. Ok, siamo lì lì, tre spettatori nel frattempo. Ora devo lanciare il golem, che lui non sa che io ho. E il golem per l'appunto sarà la carta, la ciliegina sulla torta. Sarà la ciliegina sulla torta. Quindi andiamo a lanciare un mega sgherro. Ok, l'ha messa lì dietro, l'ha messa lì dietro. Va bene, va bene, va bene. Lanciamo un golem qua dietro. Ora sto usando tantissimo elisir, sto rischiando che lui mi sganci un gigante royale e che la mia partita finisca qua, perché mi distrugge. Mi distrugge. Allora, gigante royale, facciamo subito con il mini pecca, che è l'unica carta che può... non ho la fireball, ragazzi, qui la fireball mi sarebbe servita e non poco, sono sincero. 700 di vita, metto un moschettiere, metto lo stregone di ghiaccio, devo mettere un minatore e assolutamente la carta cimitero sotto torre. Però ragazzi, c'ha anche i barbari, davvero molto bravo, molto molto bravo Salmo. Molto bravo. Metto una carta cimitero dopo che sono andati gli spiritali del fuoco. E speriamo di riuscire, ragazzi, a fargli danno. Ora non so se riesco a fargli tantissimo danno. Spero di sì. Però si sa difendere molto bene con le scariche, con tutto quello che ha. Si è difeso da Dio e praticamente mi ha fatto fuori lui la torre. Molto bravo, molto bravo. Cerchiamo di tirargli giù la torre il più possibile, perché ragazzi qui siamo davvero agli sgoccioli. Con un gigante royale qua è finita praticamente. Quindi devo assolutamente difendermi. Sono concentrato, ragazzi, quindi scusatemi, ma sono concentrato, spero mi capiate.
Provo con una cimitero e con un tronco. Dovrebbe bastare, ragazzi. Dovrebbe bastare cimitero e tronco per portarcela a casa. 123, 56. Un colpo del minatore. Ti prego, vai sottotorre. 2 su 2, ragazzi. Mi piace molto questo deck. Comunque, se la siamo giocata bene, solo che le carte sono cappate. Vuol dire che quindi sono limitate a questi livelli. Quindi non posso strafare. Però mi piace abbastanza la combinazione con il minatore e con la cimitero. Quello sicuramente. Perché insieme devo dire che fanno distrarre entrambe le carte alla torre, quindi le truppe non riescono più a deviarle. Beh, ragazzi, abbiamo provato il mazzo, abbiamo provato la cimitero, le abbiamo tutte, quindi direi che vi posso anche salutare. Perché da Piazza è tutto, ci vediamo domani alle ore 15 puntualissimi sul canale, ragazzi. Mi raccomando, a domani e ciao!